Il rapporto Svimez sul Mezzogiorno presenta più ombre che luci, sono 600.000 le famiglie con tutti i membri del nucleo familiare disoccupati, mentre quasi 2 milioni di persone hanno abbandonato il Sud Italia negli ultimi 16 anni. Il Sud arranca tra disoccupazione, emergenza sociale e giovani in fuga. Nonostante la ripresa economica abbia toccato anche il Mezzogiorno, il rischio è che si sia trattato di una sorta di meteora che potrebbe lasciare spazio ad una grande frenata. La crescita nel triennio 2015-2017 ha infatti solo in parte recuperato il patrimonio economico e sociale disperso dalla crisi. È una ripresa, quella del Sud, sbilanciata, trainata dagli investimenti privati, mentre manca il contributo della spesa pubblica. A lanciare l'allarme la Svimez, l'Associazione per lo sviluppo delle industrie del Mezzogiorno, che snocciola dei dati preoccupanti sulla situazione del Meridione. Il lavoro è uno dei punti di grande debolezza. Cresce sia il lavoro precario, sia il numero delle famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di un'occupazione. Dal 2010 a oggi è praticamente raddoppiato, passando da 362.000 a 600.000. Le aree di esclusione sono concentrate nelle grandi periferie urbane, che sono in pratica sacche di crescente emarginazione e degrado sociale, che scontano anche la debolezza dei servizi pubblici. Al sud l'occupazione è sì aumentata, ma quella di bassa qualifica e retribuzione, e i giovani sono tagliati fuori. Non solo, la crisi ha colpito soprattutto gli under 35, i disoccupati tra il 2008 e il 2017 sono aumentati. La crescita si è concentrata quasi esclusivamente tra gli ultra 55 anni. Insomma, si è profondamente ridefinita la struttura occupazionale a sfavore dei giovani che sempre più spesso lasciano l'Italia e vanno all'estero a cercare fortuna. E invece alle...